Gente del Commonwealth. Non interferite. Veniamo in pace. Siamo la Confraternita d'Acciaio. Nello scorso video avevamo lasciato la Confraternita d'Acciaio in una situazione abbastanza precaria. Era una fazione divisa e fortemente indebolita dalla guerra ai supermutanti prima e all'enclave poi. Infatti è solamente grazie all'intervento dell'abitante del Vault 101 che la confraternita guidata dall'anziano Lyons riuscì a vincere su entrambi i fronti e ad attivare il purificatore del Jefferson Memorial. Ma come siamo arrivati alla situazione che possiamo ritrovare in Fallout 4? Come siamo arrivati a una confraternita guidata da Arthur Maxon? Che fine hanno fatto Owen Lyons e la figlia, Sarah Lyons? Ma soprattutto, chi è Arthur Maxon? Arthur Maxon nacque nell'anno 2267, nel bunker di Lost Hills, in California. Figlio di Jonathan e di Jessica Maxon, Arthur è l'ultimo discendente della dinastia di Roger Maxon, il leggendario fondatore della Confraternita d'Acciaio. Il padre, Jonathan, era un paladino di alto rango che operava nella zona intorno alla Repubblica della Nuova California ed è dopo la sua morte, in un anno non precisato, che Arthur venne inviato alla corte dell'anziano Lyons, che sarebbe stato il suo tutore. Secondo i rapporti, Lost Hills, a causa di conflitti interni, era diventato un luogo non adatto a crescere un bambino e si credeva che alla cittadella sarebbe stato più al sicuro. Questo dovrebbe farci intendere che a Lost Hills non se la stessero passando molto bene, visto che gli anziani e la signora Maxon fecero fare ad Arthur, per la sua incolumità, un lungo viaggio verso Washington, in pieno territorio ostile. E ciò dimostra anche l'enorme rispetto e fiducia che gli anziani riponevano in Owen Lyons, affidandogli nei fatti il futuro della confraternita. Sicuramente non si aspettavano la sua diserzione, che sarebbe avvenuta di lì a poco. Lyons aveva anteposto alla sua missione originaria, ovvero il recupero di tecnologie, un nuovo obiettivo, la guerra ai supermutanti, per proteggere gli abitanti della zona contaminata. Per questa ragione, le comunicazioni tra Lyons e la costa ovest si interruppero e Arthur rimase alla cittadella come scudiero di Lyons. Oh, beh, discendo dal grande Roger Maxon, fondatore dell'ordine. Sono l'ultimo discendente. Dicono che la mia anima è stata forgiata nell'acciaio, ma io non ci credo, sono un ragazzo normale. Mi hanno mandato alla cittadella molti anni fa, perché Lyons l'anziano mi crescesse, prima che gli anziani occidentali smettessero di fidarsi di lui. Non so se tornerò mai a casa, ma, beh, qui sto bene. Sentinella Lyons è stata molto gentile con me, mi ha insegnato molto. Il giovane Maxon era un bambino molto dedito allo studio della storia della confraternita e delle sue leggi, anche perché non avendo dei coetanei con cui interagire alla cittadella, non aveva molti altri svaghi. Infatti l'unico amico, se così possiamo definirlo, era il Liberty Prime. Arthur crebbe isolato in un mondo di adulti. Il Liberty Prime, nonostante non potesse rispondergli, era l'unica cosa alla cittadella che non fosse un soldato o un tutore. Perciò, considerato questo contesto, non c'è da sorprendersi della sua maturità precoce e del suo spiccato senso del dovere. Non è giusto che io debba starmene qui mentre i cavalieri sono di pattuglia. Non sono mai uscito, sai? Sara, Sentinella Lyons mi ha portato fuori per farmi vedere com'era. Ho ucciso anche un supermutante, giuro! Ho anche sparato a Sara, niente di grave, una ferita superficiale. Avendo studiato le leggi della Confraternita d'Acciaio, Arthur sapeva benissimo che Lyons in realtà stesse violando il Codex e che stesse contravvenendo agli ordini degli anziani di Lost Hills. Ma proprio come riporta il codice, Arthur doveva comunque rispettare gli ordini del suo anziano. I fratelli e Lyons l'anziano sono ottimi insegnanti, ma i protocolli mi irritano. Il codice dice di non fidarsi degli estranei. Difenditi da chi non è legato a te e dall'acciaio, perché essi sono ciechi. Aiutali quando puoi, ma non perdere di vista te stesso. Ma ci dice anche, abbandona ogni sospetto nella saggezza del tuo anziano. Se egli è fiducioso, dovrai esserlo anche tu. Anche se non capisco perché abbia fiducia in uno come te, gli obbedisco e ti do il benvenuto. Spero solo che tu sia un uomo d'onore. Ed è proprio la fiducia di Lyons nei confronti dell'abitante del Vault 101 che alla fine gli permise di uscire vittorioso dallo scontro con l'enclave. L'anno successivo però Owen Lyons morì
e la figlia, Sara, addestrata da sempre per diventare il suo naturale successore, prese il posto del padre come anziano, ma la confraternita non era destinata ad essere guidata da lei. Infatti, dopo poco tempo, Sara Lyons morì sul campo di battaglia, lasciando vacante il ruolo di leader. All'epoca Arthur aveva solo 11 anni ed era troppo giovane per assumere un ruolo di comando, perciò ne seguì un periodo di crisi in cui vennero nominati in rapida successione una serie di anziani, nessuno di essi però all'altezza del compito affidatogli. Col passare del tempo, Arthur crebbe, esprimendo tutte le sue capacità e dimostrando di essere un predestinato. All'età di 12 anni, durante l'addestramento, uccise due predoni, salvando la vita della squadra che avrebbe dovuto scortarlo. A 13 anni riuscì ad uccidere un Deathclaw, tutto da solo, senza l'aiuto di nessuno. So che forse questa parte del racconto può essere un po' romanzata, ma la cicatrice sul suo volto dimostra che questo combattimento sia effettivamente avvenuto. La sua più grande impresa però risale a quando Arthur aveva 15 anni, e quindi nel 2282. In quell'anno, un supermutante di nome Shepard cercò di riorganizzare nella zona contaminata della capitale un esercito di supermutanti. Probabilmente, aggiungo io, approfittando del vuoto di potere della confraternita, visto che, come ho detto precedentemente, mancava di un leader capace. Nonostante ciò, Arthur Maxon sconfisse Shepard e ottenne lo status di eroe, e da alcune persone nella confraternita era persino visto come un dio con un'anima forgiata nell'acciaio. Le notizie delle sue eroiche gesta giunsero persino alle orecchie degli anziani occidentali, forse tramite i rinnegati, visto che il loro obiettivo era sempre stato quello di rimettersi in contatto con lo Stis. Gli anziani capirono che il giovane Maxon era pronto a guidare la confraternita e forse persino a riunirla dopo lo scisma causato dal disertore Lyons. L'anno successivo Arthur riuscì a siglare una pace con i rinnegati e li reintegrò nei ranghi della confraternita, dimostrandosi abile non solo come combattente, ma anche come diplomatico. Nell'anno 2283 la confraternita d'acciaio era finalmente riunita e Arthur Maxon venne nominato anziano, con il benestare di lo Stis. All'età di 16 anni era diventato il più giovane anziano della storia della confraternita. Alcune persone iniziarono a venerare la figura di Arthur Maxon come se fosse una divinità, ma gli anziani occidentali, e lui stesso, misero un freno a questi culti. Maxon non si sentiva affatto un dio, ma semplicemente un essere umano. Va anche detto che Arthur non era certamente la persona più umile del mondo, visto che credeva di essere l'esemplare di uomo perfetto al quale tutti nella confraternita dovrebbero aspirare, ma in ogni caso si riteneva solamente un uomo, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. Ma potreste chiedervi, come ha fatto Maxon a riunire confraternita e rinnegati sotto un unico vessillo? In Fallout 3 abbiamo conosciuto molto bene le enormi divergenze tra i due schieramenti, soprattutto per quanto riguarda la loro missione. La confraternita è venuta qui a cercare tecnologie nelle città e nelle basi dell'Est. Se Lyons non ha intenzione di farlo, lo faremo noi. Per caso Arthur ha abbandonato completamente la dottrina di Lyons ed è tornato alle tradizioni più isolazioniste e conservatrici della confraternita? Sì, ma solo in parte. Durante il suo periodo da scudiero, Maxon ha assistito con i propri occhi il ruolo fondamentale che ebbe nella vittoria contro l'enclave uno straniero che era stato accolto alla cittadella. In quel caso, la strategia di Lyons pagò. Inoltre, avendo studiato la storia dell'ordine, Arthur forse sapeva che sulla costa ovest era proprio grazie all'aiuto di due estranei che la confraternita risolse a proprio favore i conflitti col maestro prima e con l'enclave poi. L'ideologia di Arthur Maxon è una via di mezzo tra quella di Lyons, che si basava sull'aiutare gli estranei e sulla guerra ai supermutanti, e quella delle tradizioni, basata sul recupero della tecnologia a qualunque costo, affinché non finisse in mani sbagliate. La confraternita guidata da Maxon mandava sì squadre a setacciare le rovine in cerca di tecnologie prebelliche con lo scopo di conservarle, ma al tempo stesso pattugliava le strade per difendere gli abitanti della zona contaminata, per proteggere l'uomo dagli abomini creati dalla scienza e quindi dall'uomo stesso, combattendo supermutanti, ghoul e animali mutati,
ma ovviamente anche i predoni. In alcuni casi, la confraternita di Maxon ha anche fatto ricorso alla violenza per recuperare le tecnologie in mano ai civili, ma mentre sulla costa ovest questo era il normale modus operandi della confraternita, sulla costa est la violenza non era altro che un'ultima spiaggia alla quale veniva preferito lo scambio di cibo e di medicinali. Maxon, a differenza dei suoi predecessori, voleva spargere meno sangue innocente possibile. Inoltre, voglio evidenziarvi un altro punto di contatto con i modi di fare di Lyons. Maxon non vuole solamente conservare la tecnologia, ma vuole migliorarla e renderla più efficace. Ne è testimone il fatto che la scriba Neraia sul Pridwen studi i ratti talpa del Commonwealth per realizzare una versione potenziata del Radix. Dall'altro canto, è vero che con Arthur Maxon come anziano c'è stata una sorta di svolta autoritaria, se così possiamo definirla. Questo è perché Maxon, dai suoi sottoposti, esige lo stesso trattamento che lui aveva riservato a Lyons, ovvero la totale fedeltà all'anziano e l'esecuzione degli ordini senza ribattere. A maggior ragione adesso che l'anziano non è un disertore. Con la guida di Arthur Maxon, la confraternita, da gruppo rintanato alla cittadella, divenne una grande potenza della zona contaminata della capitale, con persino aspirazioni oltre i suoi confini. Da anni a Washington giravano voci di un posto a nord, il Commonwealth, dove venivano creati dei robot incredibilmente sviluppati, i cosiddetti sintetici, capaci di libero arbitrio e con un aspetto indistinguibile da un essere umano. Maxon decise di inviare 3 squadre di ricognizione per approfondire questa storia e ovviamente anche per recuperare tecnologie sul luogo. Le 3 squadre, ovvero Artemis, Gladius e una terza squadra di cui non conosciamo il nome, giunsero tutte nel Commonwealth, ma solo la squadra senza nome, chiamiamola così, riuscì a tornare a Washington. Artemis venne prima colta da un'imboscata dei Gunner, un gruppo di mercenari, poi venne aggredita dai Ghoul e infine dai Supermutanti. L'unico sopravvissuto fu il capo squadra, il paladino Brandis, che trovò rifugio in un bunker. La squadra Gladius, guidata dal paladino Dance, incappò nelle stesse difficoltà di Artemis, solo che i pochi superstiti riuscirono a mettere in sicurezza la stazione di polizia di Cambridge, dove crearono una base temporanea, in attesa di rinforzi. Nel frattempo Maxon decise di far muovere un intero esercito verso il Commonwealth, non solo per assistere le squadre Artemis e Gladius ancora bloccate sul campo, ma anche con lo scopo di aiutare gli abitanti del Commonwealth e ovviamente anche per recuperare tecnologie, ma soprattutto per iniziare una guerra contro i creatori dei sintetici, l'Istituto. Sotto il Commonwealth si annida un cancro, noto col nome di Istituto, un tumore maligno che va estirpato prima che possa infettare la superficie. Gli scienziati dell'Istituto hanno messo a punto un'arma che va oltre la natura distruttiva della bomba atomica. Essi chiamano la loro creazione il Sintetico, un abominevole robot in grado di pensare liberamente e di nascondersi sotto spoglie umane. Il concetto che una macchina possa essere dotata di libero arbitrio non è solo offensivo, ma incredibilmente pericoloso. E come per la bomba atomica, se non viene trattata nella maniera corretta, ha il potenziale per annientare la razza umana. Ma sorge spontanea una domanda. Senza considerare il fatto che questa guerra avrebbe necessitato di anni di preparazione, in che modo Maxon voleva spostare centinaia di uomini verso il Commonwealth? La risposta è molto semplice. Presso la base aeronautica Adams, grazie alla tecnologia ottenuta dall'enclave, la confraternita aveva costruito un dirigibile, il Pridwen. Maxon avrebbe utilizzato il dirigibile non solo come base operativa mobile, col quale spostarsi rapidamente nei cieli. Il Pridwen sarebbe stato una vera e propria dimostrazione di forza, ben visibile a tutti nella zona contaminata. Nel 2287, Arthur Maxon, so che il suo aspetto può ingannare, ha solamente 20 anni ed è normale che le sue decisioni, in primis quella di muovere guerra all'istituto, siano quantomeno impulsive. Maxon non ha certamente la saggezza di un anziano sovrano, ma è un valoroso condottiero e i membri della confraternita lo seguirebbero persino se dovessero combattere ai cancelli dell'inferno. Maxon è il comandante di questa divisione della Confraternita d'Acciaio.
È un modello da seguire per ogni soldato della confraternita. Se dovremo combattere, sono pronto a scommettere che sarà lui a guidare le operazioni. Ed è proprio per questo che una cosa è certa. La guerra tra la confraternita d'acciaio e l'istituto non finirà finché una delle due fazioni non verrà definitivamente annientata. E come con l'enclave, la sorte della guerra sarà decisa nuovamente da un estraneo. Ma questa volta l'estraneo aiuterà la confraternita o i suoi nemici? Non me ne starò qui, senza fare nulla, mentre l'istituto procede con i suoi esperimenti. Pertanto, dichiaro l'istituto e i suoi sintetici nemici della confraternita d'acciaio, da eliminare rapidamente e senza alcuna pietà. Questa campagna ci costerà cara e richiederà il sacrificio di molte vite. Ma alla fine riusciremo a salvare l'umanità dal suo peggior nemico. Se stessa. Ad victoriam!